Il governo adotterà delle misure concrete di sostegno per questo settore, come magari il mare bonus o il ferro bonus? Bisogna puntare ovviamente sul mare bonus, che è una forma importante. Peraltro voglio ricordare che ci sono tutti i fondi del PNRR che riguardano proprio il mondo dei trasporti, che devono essere utilizzati in maniera ovviamente razionale. Bisogna sviluppare tutto il sistema dell'interconnessione, bisogna creare e mettere insieme due Italie che molto spesso purtroppo ci sono, quella del sud e quella del nord, cioè recuperare un gap infrastrutturale.